Oh, eccoci qua. Pausa. Sto disegnando. Mi piace tanto disegnare. Mi piace il mondo a colori, mi piacciono i colori del mondo. Ringrazio tanto di avere la vista, di poter vedere tutti questi colori. Tra le tante cose che faccio per vivermi la vita istante per istante, perché ogni istante che passa non torna più. E allora voglio vivermi, voglio vivere ogni istante di vita il meglio che posso. Questo video è un brainstorming, così. Pensieri buttati un po' alla rinfusa, senza un obiettivo preciso. Quanto dipendiamo dal giudizio degli altri, vero? Ma quest'anno sono stata fortunata. Aspettate che arrivo, eh? Perché lui, questo si vede? Sì, lo riconoscete, vero? Sapete di cosa sto parlando. Lui è un buon amico. Finalmente, dopo un anno, ho capito che sei un buon amico, guarda, ma lo sai che ho imparato un sacco di cose con te. E ho avuto addirittura, paradossalmente, delle straordinarie soddisfazioni. Prima dell'arrivo di questo, io provavo così tanto disagio ad emergere dalla massa. Addirittura definivo il mio disagio la sindrome del brutto anatroccolo. La sindrome di quelli che soffrono perché tutti gli altri intorno sono belli, si sentono bravi, si sentono pazzeschi. E è tutta una finta, era tutta aria fritta, palloni gonfiati, che dovevano far sentire te. Inferiore, inutile, privo di valore. Poi è arrivato lui. Ta-da! È arrivato lui. Aspettate che piglio l'accendino, perché sapete, sono imperfetta. Fumo. Ma non ce n'ho voglia di essere perfetta, signori. Aspettate un attimo, sospendo e torno, eh? Aspetta un attimo lì, non scappate. Sono imperfetta, e meno male. Ah, la perfezione rovina la vita, raga. Voler raggiungere la perfezione vuol dire rovinarsi la vita, ma non ne abbiamo già tanti di problemi? Perciò io mi tengo tutti i miei difetti, tutti i miei pregi e mi amo esattamente come sono, a prescindere. A prescindere dal fatto che lì fuori mi amino, mi apprezzino, mi lodino. Ma certo che fa piacere essere sostenuti, certo. Ma io tutta la vita ho dovuto stare senza sostegni. Vengo da una famiglia disfunzionale. E questo fatto che mi lascia in ricordo un'infanzia molto brutta, che non augura nessuno, è però stata la molla che mi ha fatto decidere di lavorare su me stessa per darmi da sola quello che non ricevevo dall'ambiente. Quando è arrivato questo, adesso che è passato un anno, posso tirare anche un bilancio e dire, d'accordo, all'inizio è stato durissimo, dolorosissimo, per tutta una serie di circostanze, perché è iniziato tutto che io stavo facendo un trasloco, già di per sé un trasloco, un trauma. Però
Più in più, dovevo ritornare in un posto dove avevo desiderato di non tornare perché volevo andare da un'altra parte e quindi già dovevo accettare una sconfitta su un progetto che mi ero messa in testa, quindi una delusione su un'aspettativa. In più un trasloco come conseguenza della delusione di questa aspettativa. E mi arriva un lockdown. Oh mamma mia, ho detto la parola, speriamo che non mi censurino. Vabbè. Andiamo avanti, speriamo bene. Mi sono trovata con le forze dell'ordine che mi impedivano di portarmi i mobili a casa. Mi hanno lasciato con il letto, senza la cucina, senza le mutande, senza le scarpe. Cioè, era metà. Il furgone che avevo noleggiato per fare il trasloco, me l'hanno bloccato. E io, alla mia veneranda età, e il mio povero compagno e marito, anche lui anzianotto, ci siamo trovati da soli a trasportare tutto. Per fortuna che sono una persona socievole e di buon cuore, generosa. E le persone mi sono grate, cioè, ogni tanto c'è qualcuno che anche è grato, che trovandomi a cui ho chiesto aiuto e per gratitudine mi ha detto: no, no, ma vi aiutiamo perché quando abbiamo avuto bisogno noi, voi ci avete aiutato e noi vi aiutiamo. E quindi grazie a una persona che naturalmente abbiamo retribuito, perché è una famiglia in difficoltà, un padre di famiglia con due figli e la moglie a carico, senza una lira, stavano aspettando i soldi del comune. E noi invece gli abbiamo detto: guarda, facciamo così, dobbiamo portare della roba pesantissima, io e Daniele non ce la facciamo da soli. Qua i soldi. Non la smettevano più di ringraziarci. Ritenevano che la quantità di denaro che gli abbiamo dato era tanta, ma per noi era indispensabile. Quindi io un anno fa, di questo oggi, ero nel panico! Come faccio col trasloco? Speriamo bene. Ma porca puttana, anche questa. Mai una difficoltà da sola, sempre tre contemporaneamente. Perché ho maestria, si vede, affrontare i casini. Per quello la vita mi fa questo favore. Adesso però è passato un anno e mi sento molto, 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 molto meglio. Sono riuscita a riprendere la mia routine, sono riuscita a prendere i miei interessi. Sono riuscita con l'esempio a influenzare l'ambiente dove vivo. Io ho sempre usato l'esempio con le persone, non le chiacchiere. Non mi piace insegnare, insegnare è passivo, perché dipende un po' dal tuo allievo, dai tuoi allievi. E invece imparare è attivo. Ti devi mettere in gioco, devi sbagliare, riprovare, sbagliare, riprovare, ti relazioni con te stesso. Io sono un'osservatrice della mia mente, del mio corpo, di come ragiono. Ho sviluppato dentro di me questa parte di me dell'osservatrice che non giudica, che tratta con gentilezza, con comprensione. E quindi, questo mi ha dato la possibilità di vedere che tutta questa gente che avevo intorno, piena di sé, si sono sgonfiati come palloni. Tutta questa gente si è trovata da un momento all'altro da sola, senza aver mai saputo nella loro vita cosa vuol dire essere da soli, senza l'aiuto di nessuno, dover contare solo su te stesso, solo sulla fiducia in te stesso, fare i conti con te stesso, osservarti. E sono rimasti completamente spiazzati, secondo me. E invece, paradossalmente, le persone come me, che tutta la vita hanno dovuto combattere per darsi da soli,
L'approvazione. Adesso io mi trovo in vantaggio. Sono più forte di loro. Sono più addestrata. Tutti gli strumenti che ho utilizzato mi servono. Sì, è vero, potrei anche insegnarli ad altri, certo. Ma ripeto, non mi piace insegnare, non mi piace mettermi in cattedra. E poi soprattutto voglio che mi sia chiesto. Mi deve essere chiesto. Le persone, se vogliono qualcosa da me, di quello che so, me lo devono chiedere perché vuole dire che sono arrivati a elaborare con se stessi delle cose. Sto quasi per finire il video. Io sto facendo un disegno come quelli. È un disegno che dedico al Mahashiva Ratri. Il Mahashiva Ratri è una notte che capita una volta all'anno. Una volta all'anno le costellazioni, i pianeti si mettono in una posizione tale che la loro influenza, da un punto di vista energetico, arriva fino sul pianeta Terra e sugli esseri viventi e sulle persone. Una volta all'anno, questa notte, che si chiama Maha Shiva Ratri, grande notte di Shiva, è meglio che stanno sveglie, che stanno possibilmente in posizione eretta, comunque un po' sveglie, il più possibile sveglie. E ti devi intrattenere in questa notte che devi rimanere sveglio. In India, per intrattenere le persone nella notte del Maha Shivaratri, c'è un festival musicale, di danze, di spettacoli acrobatici, di arte in genere, per intrattenere le persone durante quella notte. Due sono le correnti di pensiero su che cosa rappresenti questa notte. Quella prevalente sostiene che è la notte che ricorda il matrimonio tra Shiva e Parvati. Quello là, il matrimonio. Una corrente diversa invece dice no, è il compleanno di Shiva, ma c'è una diatriba, diciamo, perché Shiva è un non nato, è un creato da lei. Quell'anno scorso io ho seguito il Mahashivaratri in diretta internazionale, guardate. C'era la diretta sui canali YouTube per far vedere questo festival a tutto il mondo, a tutte le nazioni del mondo. E lo sapete che l'unica nazione che non ha avuto la diretta per vedere questi spettacoli è stata l'Italia. Eh? Io sono andata a cercarmela per fortuna e l'ho trovata in altre lingue, perché c'era in lingua francese, in lingua spagnola, in lingua inglese. Tutto il mondo era collegato, tranne l'Italia. È stata un'esperienza bellissima, proprio è stata una bella notte, mi è piaciuta tanto. E il giorno dopo è arrivato questo. E io mi sono detta, oh cazzo, oh Shiva, gli ho detto, ma ancora. Faccio il Shivaratri e te mi combini così. Dopo un anno ho capito che non è successo per il mio male, è successo per il mio bene. Sono cresciuta tanto in questo anno. E quindi questo anno di nuovo io voglio celebrare il Mahashivaratri. Il Mahashivaratri di quest'anno cade nella notte che inizia a mezzanotte del 10 di marzo. Tra il 10 di marzo, l'11 di marzo, finisce il 10 di marzo, inizia l'11, bene, da quella mezzanotte lì, quella notte lì, io voglio stare sveglia, voglio vedermi il festival, mi organizzo, faccio il sonnellino al pomeriggio, mi preparo da mangiare, insomma, voglio stare sveglia,
Voglio vedermi il festival. Spero di pubblicarlo, questo video, e di mettervi quindi sotto nella descrizione il link per potervelo vedere anche voi. E mettete uno scopo, mettete un'intenzione, dedicate questo festival al quale volete partecipare. In forma visiva, lo guardate e basta, guardate e basta. Poi, se vi sentite di recitare il Mahamantra Om Namah Shivaya insieme ai nostri fratelli e alle nostre sorelle dell'India, meglio, ti fa solo bene, è un'esperienza. E con questo, prima di chiudere, voglio fare anche delle precisazioni. Non servono i confronti, non servono i confronti mai, perché gli esseri umani, vedete, sono un po' come questi colori, no? Li vedete? Sono tutti diversi. Ognuno di loro è unico e irripetibile. Un verde non è un blu non è un rosso. Ma se tu li metti insieme, fai quelli, crei qualcosa ed è possibile crearla perché ci sono i colori e così sono gli esseri umani. Ognuno di noi è unico, irripetibile. Non serve a niente confrontarsi con qualcun altro e mettere a confronto questo con quello. È una fa solo male, è inutile e fa solo male. Perciò, e faccio una critica, sì. Non sono d'accordo con Teo quando dice, ma confrontiamo la capacità degli italiani di essere più o meno pecoroni degli altri. Ma a che cazzo serve, Teo? Non è vero, non si può generalizzare. Non si può dire che ci sono popoli più o meno succubi, più o meno abituati a essere succubi. Sono generalizzazioni. Non è così. Non è così. Quindi impariamo a convivere con gli altri, occupandoci di relazionarci soprattutto con noi stessi, con la nostra interiorità, senza dipendere dal giudizio degli altri. Se hai il sostegno, se hai l'appoggio delle persone, tientelo caro, scrivilo da qualche parte, ricordatelo quando le cose vanno male. Se non ce l'hai il sostegno degli altri, sostieni tu o te stesso o te stessa. Lasciamo vivere, viviamo, lasciamo vivere gli altri. Non è sempre necessario avere opinioni, non è sempre necessario avere giudizi, non è sempre necessario avere consigli, ma soprattutto con se stessi, prima di tutto con se stessi. Prima di tutto lasciarsi un po' in pace se stessi. E quando ci si esercita ad accettarsi come si è, volersi bene, trattarsi con gentilezza, allora si impara anche a farlo con gli altri, si impara ad accettare gli altri, a lasciarli vivere, fategli fare la loro strada. Non tutte le strade si devono percorrere fino in fondo insieme, si può fare un pezzo, poi ognuno va per la sua strada. Va bene così, non c'è problema. Quindi, vi saluto, vi auguro una buona giornata.